Cosa grave sulla Via della Seta è che non abbiamo, non conosciamo il contenuto di questo memorandum, questo è un fatto gravissimo. I due partiti di maggioranza marciano su direzioni diverse, questo è un altro fatto grave, ma la cosa più grave sarebbe il fatto che il Presidente Di Maio, come riportano i giornali, avrebbe chiesto ai cinesi di acquistare titoli di Stato italiani e partecipare, prendersi una parte del debito pubblico italiano. Ecco, noi, io sono perché con i cinesi si facciano accordi chiari e precisi, quindi sì, aumentino le esportazioni verso quel continente, ma non possiamo essere colonizzati dai cinesi. E non si può fare quello che si sta facendo fuori da un contesto europeo. Noi esportiamo 250 miliardi di euro in Europa, esportiamo 30 miliardi in questo momento in America e 15 miliardi in Cina, quindi va bene gli accordi commerciali, ma non possiamo farlo se non in un contesto europeo. Siamo troppo deboli per andare ad aprire un confronto con i cinesi. Non vogliamo, non possiamo essere colonizzati dai cinesi.